GF VIP 7, niente ospitata a Verissimo i finalisti, la reazione di Nikita Pelizzon. Nikita Pelizzon, dopo aver vinto la settima edizione del Grande Fratello VIP, è tornata sui social dove quotidianamente si tiene in contatto con i followers. Già nelle ultime ore Nikita aveva detto la sua sui comportamenti di alcuni ex coinquilini durante un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Nello specifico, la modella triestina aveva dichiarato che nella casa era considerata un concorrente forte e per questo motivo in molti cercavano di metterla in disparte. Poco fa, attraverso un box domande creato su Instagram, la vincitrice del GF VIP 7 ha ribadito quanto sostenuto in precedenza. Poi svelando se i suoi rivali le hanno chiesto scusa per il modo in cui l'hanno trattata nella casa. In tal senso, la Pelizzon ha lanciato una velata accusa ad un ex concorrente quando un utente le ha chiesto chi. Tra le OMG, Oriana Marzoli, Nicolin Curvaia e Joelle De Donà, fosse la più maleducata. Stando alla risposta fornita, i followers hanno ipotizzato che la modella abbia fatto riferimento all'influencer venezuelana. Infatti, Nikita ha risposto con un'eloquente immagine. A seguire, ha rivelato la sua tecnica per non perdere la pazienza di fronte agli attacchi. Sui suoi haters, ha quindi detto. Mentre sull'amicizia nata con Antonella Fiordelisi, la modella ha detto di esserne felicissima. Così come è stata dopo aver chiarito con Giorgio Ciupilan. Invece, riguardo a quanto accaduto con Luca Onestini, Nikita ha detto. Inoltre, la Pelizzon ha detto la sua sulla mancata ospitata da Silvia Toffanina Verissimo per i finalisti. Nonché per il vincitore, del Grande Fratello VIP 7. In passato, infatti, era consuetudine recarsi negli studi del talk pomeridiano del weekend una volta conclusa l'esperienza nel reality. Ed anche quest'anno gli eliminati erano stati intervistati a Verissimo, fino al momento in cui la rete ha cambiato rotta. Come è noto, verso l'inizio del mese di marzo, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha imposto nuove regole ai programmi di intrattenimento di Canale 5. Indignati alla vista di alcune puntate del Grande Fratello VIP, i vertici Mediaset hanno dettato linee guida volte ad eliminare ogni forma di trash dai contenuti televisivi, i quali avrebbero dovuto essere più puliti. Ecco, quindi, cosa ha detto Nikita in merito a tale decisione. Infine, la modella ha rivelato di aver pensato a diversi incontri con i suoi fans.